a Casale a festeggiare il suo 80° compleanno. Ma perché a Casale? La sua presenza a Casale non è affatto casuale, perché nel 1962, il 5 giugno, 17ª tappa del Giro d'Italia, lui salì all'onore del mondo ciclistico conquistando la maglia rosa. Quindi non è casuale ed è bello, simbolico, il fatto che Franco Cromagnon oggi compia 80 anni nella città che l'ho visto nascere al grande ciclismo. Adesso è inutile che io continui a parlare, sarebbe bene che parlasse lui. E allora raccontaci un po' questo Giro d'Italia, dove tu eri partito alla Carpano con dei ruoli ben definiti, ma poi la corsa si è messa in un altro modo. Ma no, come sarebbero ruoli ben definiti? Hai sempre detto che alla, io sta storia la conosco, se sbaglia lo corrigo io. I ruoli ben definiti erano che tu per quel Giro d'Italia avresti dovuto curare la classifica, mentre De Filippis, come del resto aveva sempre fatto, avrebbe dovuto curare le tappe. Poi però tu, adesso la racconto io, ma però voglio parlare di te. No, diciamo, io sono passato professionista alla Bianchi. Io diciamo che conoscevo benissimo le mie caratteristiche, anche da dilettante. L'unica corsa a tappe che c'era era la San Pellegrino a tappe. Diciamo che, perché allora non c'era Val d'Aosta, non c'era Giro d'Italia, non c'era la Regione, era quella. Io quella la vinsi, anche quella l'ultima tappa. Diciamo che l'ultima tappa la classifica era primo Dordi, secondo De Rosso, terzo Zancanaro, quarto io. L'ultima tappa si faceva la Presolana, una tappa di 220 km, che per i dilettanti era molto, quindi conquistai la maglia rosa, la maglia allora era Regione, così era. L'abbiamo presa un po' da lontano, comunque arriviamo. Perché sono andato a Carpano, quindi io ritenevo corridore lì. Ti faccio passare la Bianca tutti i ragazzi, io venissi per il primo Giro d'Italia, la prima tappa, faceva il trittico tricolore a Torino, la salita lì della Maddalena, passai primo da solo con quasi un minuto, in discesa venne giù piano, pioveva, mi raggiunsero a 2 km all'arrivo e mi battengo là da pobre, quindi arrivai al secondo giro, alla prima tappa del mio primo Giro d'Italia che avevo 21 anni. Poi rimasi quarto, quinto in classifica per 10-12 giorni, poi un giorno, non credi perché venne preso tanti, però lì proprio non credi in esperienza, persi 20 minuti e venne traverso fuori dalla classifica, ok. L'anno dopo io rifirmai per la Bianca perché mi andava bene, solo che a fine stagione la Bianca fece l'abbinamento con la Ennis, che la Ennis c'era, Pan Bianco che aveva vinto con il Giro d'Italia, Nencini che aveva vinto il Giro di Francia nel 60 e Baldini che aveva vinto il Giro d'Italia nel 58. Quindi a quel punto lì io dissi, io lì non vado assolutamente perché, puoi capire, ragazzino, da lì. E allora andai alla Carpano, che c'era De Filippis, grande corridore, grande campione, grandissimo uomo, che purtroppo è mancato, sono 10 anni fa. Però aveva caratteristiche sicuramente diverse dalle mie. Lui era più ricordato che un giorno arrivava primo, l'altro arrivava l'ultimo, quindi non era. Anche se poi con Giro d'Italia alla fine arrivò terzo, quindi non è che. Quindi io sapevo che Giro d'Italia avevo carta libera di lì. Solo che alla seconda tappa persi 10 minuti, lì era una crisi vera, io poi nella seconda e terza tappa prendevo sempre la crisi, fame, no, non fame, comunque. Allora a quel punto lui fu obbligato a curare la classifica. E così, andando avanti, difatti Nino fu uno di quei pochi giri che non vince una tappa, perché curando la classifica è più difficile vincere la tappa, anche se lui, era, qualcosa, anche se lui era veloce. Quindi andai alla Carpano e lì, poi lui forse se lo sbaglio, che non l'ho mai detto, forse lo sbaglio che fece Nino, se andiamo a vedere, perché lui nella tappa che io presi la maglia, lui era quarto in classifica, io ero settimo, quindi la maglia aveva Battistini, secondo per il terzo Massignan, quarto Nino, quindi Ononi, comunque. E lui attaccò in partenza, una tappa abbastanza dura nella prima parte, perché poi si faceva la salita dell'ONU, difatti Massignan, Larignano e i compagni andarono a raggiungerlo su cima all'ONU. In cima all'ONU venne quella fuga che poi si andava ancora a Como, era abbastanza ondulata all'inizio, poi il finale era tutta pianura. Noi andammo via 11 corridori, di cui eravamo 3 della Carpano, 3 della Molteni, eravamo solo noi che si tirava, però gli altri non tiravano, però in 6 su 11 andava bene, e arrivavamo con 6 minuti. Io presi la maglia per 2 minuti e qualcosa. E De Filippi si incazzò come una bestia. Ah beh, si incazzò come una bestia, quello non so, non ho capito perché io,
diciamo che io non so, io quando lui è andato in fuga io lo proteggevo dietro, poi l'hanno preso e sono andato via io. Lui forse si mandava via prima me e poi forse è venuto a prendere, poteva andare via lui, forse la casa l'Africa l'ha sbagliata lì secondo me, però comunque io prendi la maglia con due minuti e qualcosa sul secondo e senza più attaccare, perché quello non era le mie caratteristiche, mi andava bene così, sempre stato, lo vince poi con 3,56, quindi aumentare ancora il vantaggio senza attaccare tanto, puoi dire. Quindi Nino poi si arrabbiò perché Nino quando prende la maglia, che lui sapeva, perché io la tappa della cavalcata dei Montipali, di quella che vinse Meco, io ero davanti, però non essendo in particolare non avevo neanche la macchina dietro, ma non è un problema. Infatti Giacocio ci fermò in un ristorante, ci cambiamo, partì, forai, cambiai il tubolare da solo. Alla fine arrivò la macchina con De Filippi e De Brale, due compagni della campa. Io cambiai il tubolare perché avevo avuto già un incidente e non aveva maschi, e lei cambiava il tubolare, io non lo portai sotto al gruppo, raggiungevo tutti, tranne Meco che poi vinse la tappa. Quindi lì non sapeva benissimo come andavo io, perché mi aveva visto. Quindi quando ho visto che ho preso la maglia, penso che lui aveva capito sicuramente che non c'era più niente da fare. Però c'era più, però quello non è colpa mia. Invece, senza bisogno di fare fughe da lontano, hai vinto nettamente il giro e da allora nessuno poteva più parlare di sorpresa. Poi il tuo anno, dopo questi due anni in rosa, il tuo anno migliore è stato il 67, quando sei arrivato secondo al giro, terzo al tour e hai vinto il campionato italiano. In questo tour hai qualcosa da dire, nel senso che eravate due squadre nazionali, una capitanata da te e una da Gimondi. E adesso vai avanti. Sì, eravamo due squadre, una, noi eravamo la Primavera, la Vila, chiamiamola, perché lui e Otto Salvarani, due figlie, cioè noi eravamo mista, quattro Molteni, tre Maglioneier, due o tre Rottadello, comunque lì, però diciamo che sicuramente ogni squadra faceva la sua cosa. Non avete fatto costo parallela? No, sicuramente, io poi arrivo in terzo, lui arrivo settimo, mi sembra, felice. Sì, certo. Vince Pengion, che poi gli dicevano Pengion, però corridore che andava, prese una fuga alle prime tappe, che guadagnò 9-10 minuti, che fra l'altro noi avevamo due corridori, non so se la porta Lupi, l'altro in due, che poi corridori prese anche la maglia gialla, comunque noi come Primavera facevamo un grande Giro d'Italia. Io arrivai terzo, ero già arrivato secondo al Giro d'Italia e poi arrivai primo al campionato italiano. E lì, poi diciamo che poi ho corso anche in grandi squadre con capitani Motta, Gimondi lì, che sai, poi anche costretto a fare certi lavori, però l'ho fatto sempre ben volentieri, perché il ciclismo è poi un lavoro con un altro. Quando vai in squadra ti obbligano a fare qualcosa, però se sei cosciente lo fai anche volentieri, io lo sono sempre stato cosciente. Bravo. La domanda è questa, ho detto prima che sei l'ultimo corridore italiano che sei riuscito a vincere due Giri d'Italia consecutivi. Non c'è più riuscito nessuno dopo di te, anche se ci sono stati dei corridori molto forti, no? Gimondi e vari. Ci stava riuscendo Pantani nel 99, quando aveva dominato quel giro dopo aver vinto quello nel 98 e che purtroppo, come tutti sanno, è stato fermato dalla giuria per valori ematici fuori norma, Madonna di Campiglio. Ecco, io sono convinto. E quella l'hai rubata a me, però, ecco, perché quella primo a dirla sono stato io e ti ricordo anche nell'occasione in cui l'ho detta. Ma io l'ho fatta dire a te, sì, sul so. Giornale, no, quindi no, non te l'ho rubata, tra virgolette. Io ricordo benissimo dove l'ho detta. Bravo. Eravamo a Casellette e faceva i 70 anni Guido Messina. Io ho detto che io sarei stato ben, che purtroppo è mancato ieri, io sarei stato ben contento che Pantani avesse vinto lui due Giri d'Italia, quindi io non ero più l'ultimo vincitore, perché se non fosse successo quello, io non dico più un corridore, anche se sarebbe lì ancora Liga Cool, però non più, però avremmo ancora un ragazzo in guida che invece purtroppo non c'è più. Diciamo che è iniziato da lì la sua traversia della vita che ha avuto, quello spiace molto. Grazie, io penso che noi anche per questo.